Ricordiamo per i nostri gentili telespettatori che queste immagini si riferiscono alla 19ª edizione da Piazza a Piazza organizzata dall'Avis Verag, che si è disputata nell'ultima domenica di maggio con partenza da Piazza del Duomo, dal centro storico di Prato, e conclusione lungo l'argine del fiume Bisenzio, una manifestazione con 800 concorrenti alla partenza, dei 900 iscritti, una manifestazione dura, impegnativa, presentata tale da tutti gli osservatori, da tutti gli addetti ai lavori. Tornando alla formazione pratese, a una delle formazioni pratese impegnate in gara, quella della Conat Opera S, che è una delle formazioni più all'avanguardia nel settore in campo nazionale, parleremo tra qualche istante proprio di quella che è stata la prova soprattutto di Alessandro Del Sarto, che in mancanza di Alberati era uno degli atleti più attesi. Lo faremo con Massimo Tofani, con il quale commentiamo queste immagini, ma per il momento linea alla regia per un passaggio pubblicitario. Siamo tornati con le immagini alla 19ª edizione da Piazza a Piazza di Mountain Bike, con noi Massimo Tofani dell'Avis Verag, la società che ha organizzato questo grande evento con 800 concorrenti. La situazione, dopo aver visto per protagonisti Lazzaroni ed Acquaroli per quanto riguarda almeno la prima parte di questa manifestazione, ormai va verso la sua conclusione a vantaggio dello scatenato atleta lombardo Oscar Lazzaroni, che a partire tiene alla formazione del team Orobica, team Alba, appunto Orobica Bike, il quale ha preso decisamente l'iniziativa, favorito anche da una foratura di Acquaroli. C'è stato anche poi naturalmente ci sono stati altri incidenti, ma lo vediamo inquadrato Oscar Lazzaroni, veramente scatenato, tra l'altro intenzionato anche ad abbassare il record della corsa. Sì, ha impresso alla gara un ritmo impressionante. Tutti gli anni siamo qui a commentare, questi ragazzi vanno sempre veramente, veramente più forte. Ora, questo qui per carità è uno dei ritardatari del percorso medio, ma guardate come sta andando, cioè la motocicletta ha difficoltà ormai quasi a stargli dietro. E calcoliamo che siamo quasi alle soglie delle 4 ore di gara di questa manifestazione, che vi posso garantire non lascia un minuto di respiro. Ormai qui è arrivato, sganciato un attimino il pedale, l'arrivo è ormai davanti ai suoi occhi e praticamente ha stabilito il nuovo record della manifestazione in 3 ore e 50, ha abbassato di ben 6 minuti quello che era il tempo di Franco Morelli, veramente eccezionale. Oltre 23.600 la media, davvero complimenti ad Oscar Lazzaroni del team Alba Robica Bike, che ha ottenuto questo importante successo, e mi pare che sia la prima volta che un atleta non toscano vince da Piazza a Piazza? Sì, è la prima volta che un atleta non toscano vince là da Piazza a Piazza, e ora prima gli ho dato lo zuccherino a Stefano Gonzi, adesso gli do un po'... invece un po' di amaro. È anche quasi la prima volta che Stefano Gonzi come team manager non vince da Piazza a Piazza. Vabbè, questa è una battuta, chiaramente essendo aumentato così di tanto il livello ci può stare anche qualche volta di non vincere. C'è tempo allora anche per ricordare che per quanto riguarda il percorso medio, il successo è stato ottenuto da Nicola Corsetti del team Full Dynamics RP in 2 ore 22 minuti e 18 secondi, e Cristina Roberti della Cicli Parra ha vinto tra le femmine, parliamo sempre del percorso medio, mentre la prima donna assoluta sul percorso lungo è stata Roberta Gasparini, quindi soddisfazione per Stefano Gonzi della a Top Race in 4 ore 51 e 17 davanti a Sandra Scurani della Sintesi Corse e a Valentina Rosi della MTB Quattro Colli. Quanto invece alla classifica del percorso lungo, alle spalle di Oscar Lazzaroni nel tempo di 3 ore 50 e 35 il sardo Samuele Pisu del team Camelot, quindi Dario Acquaroli della Sintesi Corse, Gaetano Civiello, quinto posto per Alessandro Del Sarto, poi Maestrami, Zappa, Paperini, Rambaldi e Del Riccio. C'è da ricordare a questo punto qualche altro in maniera particolare, ci rivolgiamo ancora a Massimo Tofani del Avis Verag.
Ma io più che qualcun altro in particolare dei singoli vorrei anche parlare un attimo delle squadre, in particolar modo gruppo sportivo dell'esercito che si sono presentati ai nastri di partenza in ben 62 e poi parlare anche un attimo delle squadre pratesi, Pizza Bike, Lenzi Bike, Slow Team e l'Avis Verag, che comunque sono tutte nei primi posti a livello di partecipazioni, che fa capire che Prato è una bella realtà della mountain bike come presenza e quant'altro. E naturalmente a questo punto pensiero all'edizione 2008 che sarà, lo dicevamo nel nostro servizio, quella del ventennale, Massimo. Beh, dice di sì, ora parlare con organizzatori il giorno dopo dell'edizione dell'anno prossimo mi sembra una cosa quasi impossibile da organizzare. Vediamo, ora ci dobbiamo mettere intorno a un tavolo e decidere da farsi. Bene, grazie a Massimo Tofani dell'Avis Verag e allora con il collega Romano Francini ascoltiamo le interviste con i protagonisti ed organizzatori di questa 19ª edizione da piazza a piazza.